Salve a tutti, siamo qui noi in questo video, ragazzi. È successo un casino. Hanno rubato a me, che sono il ladro dei ladri. Stavo portando a Yeye al garage per vendergli e fargli vedere alcune delle auto che abbiamo e non, che ci servivano poi, che quelle per la rapina soprattutto. E abbiamo trovato il garage vuoto. Ma non vi preoccupate, ragazzi, andiamo a recuperarli tutti. E dai, Roberto, non ti muovi, sembra perdere tempo. Io c'ho da fare. Muoviti, muoviti, muoviti. Sì, a Yeye, non ti preoccupare. Adesso andiamo, adesso andiamo. Fammi solamente ricordare di dire ai miei iscritti di lasciare un bel like sotto questo video, ragazzi. Sì, per una situazione così critica ho proprio bisogno dai, del ragazzi, vostro supporto. Fatelo, che sennò dai, ai, adesso andiamo. E che caspita. Mannaggia la miseria, Yeye, mi dispiace. Ma io non l'ho fatto so. Apposta. Io non lo sapevo che sarebbe stato così. La desolazione più desolata. Io, ma com'è possibile? Ma io ogni volta che mi fido di te perdo solo tempo. Ma è possibile? È possibile? Dove sono le macchine? Soprattutto mi stai anche prendendo perché in giro. Non c'era la rapina, ragazzi. Lui non lo può sapere perché c'era la non lo posso dire anche ad Yeye, perché Yeye è una brava persona fondamentalmente. Però noi avevamo anche la rapina di mezzo. Io adesso non so come fare. Senti, Yeye, facciamo una cosa, cerchiamo degli indizi in giro. Cerchiamo qualunque cosa che mi possa aiutare. Ma che dobbiamo cercare? Le macchine non è che diventano invisibili. Non lo so, io non lo so, magari hanno fatto cadere un cellulare, hanno fatto cadere una piccola prova da qualche parte per terra di ladri, non hanno sfondato qualcosa, quindi hanno perso il sangue, possiamo analizzare il sangue nelle prove. Io non lo so, ma qualcosa, qualunque cosa. Perché devo ritrovare le macchine. Non è possibile che io le abbia perse. Ho fatto veramente di tutto per rubarle. Per rubarle? No, no, è per prendere. Intendi per rubarle? Scusa, no, non era detto per rubarle. Perché mi sono confuso, sto pensando ai ladri. Volevo dire semplicemente per comprarle, insomma. Ho speso un sacco di soldi, ho fatto i salti mortali. Perché non sono facili da comprare da un set di un film, no? Quindi, insomma, hai capito? Ho dovuto girarmi un sacco di persone, fare amicizie, di tutto e di più. Vabbè, senti. Che caspita è? Lo senti anche tu sto rumore di un motore? Oddio. Lo sento, ma che? Ma c'è la Mercedes, sì! Fermo! Fermo, che fai? Macchina. Fermati! Fermati! No, 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 sali sulla macchina! Sali sulla macchina! Dai, Yeye, sali! Vai! Yeye, porca miseria! Oddio, andiamo. Se prendo la tua macchina! Andiamo. Ok, che caspita, fermati! Wow, c'è pure il traffico in questo momento! Fermo! Wow, oddio! Sta sfondando tutto, non posso crederci! Proprio con la MG, proprio con la Mercedes! Non ci credo! Uffa, prendilo. Io è la macchina con cui voglio più dove non, spero che ci porti verso dove sono le altre macine, perché non è possibile, se no dobbiamo fermarlo questo. Dobbiamo fermarlo in qualche modo. Nonna, non ti muovi, accelera. Aspetta che non voglio fare la stessa fine che ha fatto lui. Un attimo, sto accelerando la bestia il più possibile. Ma oh no, dove sta andando? Oddio, caspita, non voglio perderlo. Aspetta, non devo perderlo. Un attimo, Yeye, se fai così mi mette ancora più ansia. Mi mette ancora peggio. Ma non sai guidare, per guidare me. Senti, già oggi mi sento abbastanza male. Oh, ha messo sotto una persona, puretta. Ok, ci siamo. Fermati. No, che fai? Hai una pistola, Yeye, c'hai qualcosa. Ma che c'è una pistola? Mi porti una pistola. Ma che vuoi? Cavolo. Dai, che non voglio. Oddio, se lo perdo, Yeye, è finita. Se lo perdo, sono morto. Perché io ho investito tutti i soldi. Adesso li ho investiti tutti per poter rubare. Per caspita, ancora. Ma che stai dicendo? Ancora questo rubare. Mannaggia, è per comprare tutte le macchine. Dove stanno? Andando verso il canale di scolo qui. Ok, forse è una possibilità. Forse devo riuscire a fermarlo adesso. Beccati questa. Fermati e basta. Ok, fermo e basta. Oh, Roberto, calmati. No, non mi calmo, Roberto, non mi calmo. E non pensare mai più di rubare una delle mie cose, hai capito, schifoso ladro? Bravo, Roberto, bravo. Sei proprio intelligente. Ma mo dimmi tu, ma che ce ne facciamo di uno che è sperduto? Ma come cavolo è che ragioni? Ma come scopriamo dove stanno le altre macchine? Dimmelo, c'hai un piano? C'hai un piano, intelligentone? Senti, no, non rimproverarmi, io ho fatto del mio meglio qua. Non so che cazzo, mi sono un po' arrabbiato perché vabbè, sì, lo senti anche tu squillare un telefono? Lo sento, di. Che è il tuo? No, non è il mio, credo sia il suo. Non è neanche il mio. Mi sa che prendilo, è il suo. Vediamo. Aspetta, prendilo, lo prendo. Prendilo. Sì, adesso lo prendo, calma. Aspetta, ma che in situazione forse mi sono ingaggiato io. Qua in mezzo nella tasca, eccolo qua. Caspita, non lo so chi è. La chiamata non va più. Mi sa che hanno buttato giù nel frattempo. Richiamo. Sì, richiamo. Tutto fatto, consegnato. Dove sei? Ancora per strada, ma devo un attimo perdere, tu sai cosa. Muoviti, ma mi sa che ti sei proprio perso. Sì, forse mi sono perso, caspita. Non è che mi daresti di nuovo l'indirizzo? Sì, ora te lo mando, ma muoviti perché sta per arrivare il cliente. Muoviti. Sì, adesso mi muovo, sì. Comunque, sì. Ora ti mando la posizione.
posizione, muoviti. E che ha detto Roberto? Che ha detto? Ha detto che mi mandava. Mi mandava la posizione. Ti manda la posizione. Sì, forse riusciamo a ritrovare tutte le altre macchine. Bene così, Roberto, bravo. Grazie, grazie. Ma che cosa fai adesso? Ah, adesso mi è andata bene che ho tirato i pugni. Mannaggia, mi ha fatto perdere gli occhiali. Chi è Roberto senza occhiali, eh? Non è nessuno. Che ne so, Robert... la guida la Mercedes, la guidi tu, la guido io. La guido io, dai, la guido io. Proprio, vabbè, ok. Quindi a sto punto... Dai, non la devo comprare. Giusto. Allora, adesso appena mi invia la posizione, io ti seguimi. Wow, mi è arrivato il messaggio. Mi è arrivato il messaggio al telefono. Vediamo un po' dov'è. Dove caspita si trova. Ok, perfetto. Mi hanno dato il numero. Ho la foto, ragazzi. Non ci posso credere. Pensavo di aver perso davvero le speranze. Pensavo di essermi fatto fregare letteralmente come un pollo. E invece bisogna solamente andare qua, del porto. Siamo anche abbastanza vicini. Ora, per fortuna, sappiamo dove si trovano le auto. Dobbiamo solo andare a recuperarle. Quindi possiamo e abbiamo il tempo e il vantaggio di pensare a qualcosa di interessante. Vediamo come se la cava Yeye in questa situazione. Meno male che abbiamo ritrovato le macchine, perché sennò la rapina di martedì sarebbe... Ma porca miseria! Yeye! E tu ti pipi chiodi, che vuoi da me? Inchiodi, pipi chiodi, dai. Aspetta. Meno male, ragazzi, che abbiamo ritrovato le macchine, perché sennò non saremmo riusciti a fare di nuovo la rapina martedì e sarebbe stato un bel problema. E a proposito, a te che stai guardando questo video e ancora non sei iscritto, ti ricordo di iscriverti per non perderti il video di martedì, in cui andremo a rapinare, faremo la modalità caos totale insieme a Pino e tanti altri video come questi. Quindi spero che vi piacciono, ma intanto iscrivetevi. Ok, ma che facciamo, mo? Siamo quasi arrivati. Lo vedi laggiù, quei box del porto? Esattamente lì si trovano le macchine. Almeno sì, secondo la posizione che mi ha mandato al cellulare, spero che non sia un'imboscata. Ho capito, ma mo che facciamo? Adesso avviciniamoci verso lì e cerchiamo di capire se le vediamo le macchine intanto. Ma facciamo una strada secondaria prima che ci vedano le macchine. Questa almeno, perché sennò ci scoprono. Sì, qual è la strada secondaria? Scusa, tu conosci? Non lo so, ci mettiamo in un view, in una view. Vabbè, cioè, sì, andiamo di là, dai, segui me comunque. Secondo me se arriviamo da questa parte non dovrebbero vederci e non dovrebbero dirci nulla e riusciamo ad avvicinarci. Eccoci, perché parcheggio per Fieto, no? Direi. Allora, Aieie, senti. Per Fieto, sì. Sì, ecco. Allora, dovrebbe essere qua a destra. Possiamo andare a piedi. Da qua in poi. Comunque, grazie che mi stai accompagnando a fare questa cosa, perché non è proprio ormai scontata. Ci sono dentro, sì. Diciamo che sì, insomma, farsi rubare le macchine così non è di certo non buono. Ma qualcuno deve aver parlato sulla posizione, perché è impossibile che sapessero dove si trovano. Io Aieie muto come un orso, quindi non ti preoccupare. Muto come un orso. Sì, sì. Perché gli orsi parlano e non vedo niente, però, Roberto. Neanch'io vedo niente. La posizione, però, dice lì. Lo vedi dove ci sono quei due lavoratori laggiù in piedi? Che stanno dando. Che stanno guardando lì. Ma mi sembrano i nuovi. Vedi lì dove c'è scritto Walker? Tu, lo vedi lassù, Walker? Lì. E quindi. Oddio, Yeye. Guarda dentro. Guarda dentro il magazzino. Guarda, sono le macchine. Sono lì. Le hanno rubate. Non ci provo. Posso prendere là dentro e sparo a tutti. Spara. Ma come? Ce l'ha la pistola? No. E allora che sbuda? Beh, mi invento qualcosa, hai capito? Sono lì, mi stanno rubando le macchine. Spari sbudando. Ce l'ho direttamente davanti. Capisci quanto rabbia mi viene? Chiamiamo la polizia allora, scusa, No. Chiamiamo la polizia e sappiamo dove sta. Perché? Come no? Non ti preoccupare, chiamo io, non ti preoccupare. No, aspetta, non chiamare la polizia, Qual era? 911? No, non è 911, aspetta un attimo, non chiamare la polizia. Semplicemente facciamo una cosa, guarda, io... sì, non chiamare la polizia perché sennò, sai, vengono, fanno un casino, poi attira l'attenzione. Attenzione, meglio che facciamo noi. Guarda, però come caspita facciamo noi? Perché squilla. Cosa? Pronto, polizia. No, ma perché? Aieie, porca miseria. Devo denunciare un furto. No, Aieie, dai, ti prego, lascia stare, perché non gli spaventeranno e basta. Va bene, Roberto. No, mia nonna ha perso il telefono. Però mi sono ricordato che quello di mia nonna, quindi l'abbiamo trovato. Non ti preoccupi, signora gente, grazie. Mi vado a fare una figura, mi sono dovuto inventare una cavolata. Ho detto fino a subito, aspetta, non chiamare la polizia. Stiamo pensando una cosa sbagliata, dobbiamo pensare come recuperare le macchine. La polizia, tu vuoi farla da solo? Saliamo qua, innanzitutto, così non ci facciamo vedere. Vabbè, qua su. Vuole fare? Ma io ho un po' dove? Paura delle altezze, vabbè, insomma. Se non guardi giù non sei in alto. Ok, wow, di qua si vede meglio, no? Si vede, effettivamente. Allora, fammi vedere un attimo col telefono. Questo è il suo telefono, vabbè.
uguale. Vediamo un po'. Oh mio Dio, allora lì c'è la Evo. C'è la Lamborghini dei carabinieri lì. Non ci posso credere. C'è la Mustang, la 159, vedo almeno finora. Poi là non capisco che macchina sia, ma ce n'è un'altra ancora là. E poi una, la Giulietta, mi sembra. Spero ci siano anche le altre, tipo la... Aieie, dove sei finito? Ah, wow, oh mio. Qua dietro, che dietro? Perché ti metti dietro di me? Fai ansia. E stavo vedendo pure io la telecamera. Ah, vabbè, ok. Sì, niente, quindi. Caspita, facciamo adesso, Aieie. Che si fa? Guarda, Roberto, io c'ho un'idea. C'ho un'idea, ma sì, è rischiosa. È molto rischiosa. Ok. Ma secondo me può funzionare. Sì, dimmi. Dimmi io che vado. E vai, dove vai? No, no, nel senso faccio la cosa che magari sì, se è un'idea, almeno abbiamo qualcosa, abbiamo un'idea. Vai, senti, scusa, Roberto, scusa, mi sta facendo perdere una giornata intera. Parla. Mi sta facendo perdere. Sì, un perditempo. L'idea è questa. Io vado lì con la Mercedes, con una scusa. Mo prendiamo il telefono di quel ladro che abbiamo preso lì. Sì, sì. Diciamo, inviamo un messaggio a quelli, a uno di quelli che l'ha chiamato prima, no? Inviamo un messaggio sul telefono e gli scriviamo che guarda, mi è venuto un attacco di diarrea improvviso, sto mandando mio amico fidato a consegnare la macchina, mi fido di lui, facciamo tanti altri lavoretti insieme, quindi loro non si sospetteranno niente. Arrivo lì e gli dico: sono l'amico di questo, però bisogna scoprire il nome di questo ladro, quindi apri il telefono, vediamo le chat e vediamo se qualcuno l'ha chiamato per nome. È una buona idea, Yei, effettivamente. Purtroppo sono un genio. Sono un genio. Purtroppo non la posso fare io perché mi riconoscerebbero la faccia sicuramente, perché sanno che sono io. Pensata questa cosa, mica sono scemo. Infatti ho visto che ci hai pensato. Allora, questo è il suo telefono, aspetta un attimo che... Vediamo le JAD, vedi, ci sarà una JAD. Che... Senti, tienilo tu, tieni tu il telefono, va? Faccio io. Vai, fai tu, tieni qua, ecco. Allora. Sì, leggi bene le chat. Ti leggo quello che c'è scritto. Sì, Tom. Il pollo ha cascato, ha lasciato i veicoli lì. Quindi sì, questo qui, il proprietario di suo telefono, si chiama Tom. E il pollo sei tu. E Tom ha risposto, sì. Ora ce lo facciamo fritto sto pollo. Penso che parlano in codice, Roberto. Perché non sai cosa significa pollo? No, nel senso che parlano di te e parlano della rapina, ma senza parlare di te. Vabbè, parlano del pollo. Ok, no? Certo, grazie. Sì, vabbè, ok. Ma veramente sei un pollo. Vai, veramente avanti, sei un avanti, pollo. Dai, non voglio sentire queste cose, vai. Ha detto, va bene. Questo qui ha risposto. Ok, alle 13 ci vediamo lì. Prendiamo tutta la carne. Intendi i veicoli, Roberto? Casomai non l'avessi capito. Sì. E questo ha risposto. Ok, portiamo tutto via e portiamo al Walker, che immagino sia questo. Ah, ecco, sì. Quindi abbiamo capito che si chiama Dom. Mo io faccio una cosa, guarda, Oh, ho sbagliato, sto facendo partire la chiamata. No, porca miseria, oh. Ho sbagliato, scusa. Allora scriviamo: ho avuto un problema. Sì. Devo scappare subito in bagno. Il pollo era male. No, forse no. Questo no, no, direi meglio evitare. Sì. Allora sto mandando un mio amico. Visto che tra poco dobbiamo fare in fretta. Visto che mo' arriva il cliente. Sono scritto di questa cosa. Sì, va bene, certo. È giusto. Mando un mio amico alla giacca rosa. È bello e pulito e profumato. Oddio, e ci puoi fidare di lui. In via. No, ma l'hai scritto veramente così: che sei bello, profumato e pulito. E che... Scusa, se arrivo lì e mi vedono belle profumate, si aspettano uno brutto, poi non ci credono poi. Ma Roberto, quindi, che facciamo? Corro dei rischi. Io mi nascondo qua, però sì, intanto tu... Io arrivo lì e ci metto il via chiamata. Ti chiamo. Esatto. Chiamiamoci, sì. E ci mettiamo in via voce, così qualsiasi cosa comunque tu mi senti. Va bene. Stai attento a Yei, Oh mio Dio, ragazzi, a Yei sta rischiando tantissimo. Però mi sta dando una mano letteralmente enorme. Perciò, ragazzi, per supportare a Yei, scrivete #Aieie nei commenti qua sotto, perché senza di lui oggi davvero avrei perso tutte le auto per la rapina di martedì. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, lasciate un bel like. Ok, aspettate che mi sta chiamando Aieie. Aieie, pronto? Pronto. Pronto, Aieie, pronto. Adesso niente, ti ho messo la chiamata. Sì, ora hai metto... fatto bene, adesso ti sento, vai. Ora ti metto in cuffia, Tu guardami da lontano. Ti guardo. Cioè, adesso non ti vedo, però ti guardo. Sto arrivando. Sto per entrare. Ok, ti vedo. Mamma mia. Sì. Vai. Vedo il Riot, vedo quello dei... Ah, ok, quello, c'è tutto quello allora, blindato. Perfetto. La sì. Porsche, tutto c'è. Bene, mamma mia. La parcheggio sulla sinistra la macchina. Sì. Per fortuna si vede che ancora non hanno portato nulla oltreoceano almeno. No, non c'è tutto. Ora non parlo più, Che succederà, ragazzi? Cosa sta succedendo? Io, se non vedo, mi agito. Ehi, sono l'amico di Tom. Ho portato l'altra macchina. Ora c'è tutto, no? Allora, senti qua. Ma Tom vuole essere pagato. Sì, gli dovete dare i soldi. Non gli interessa che
del cliente deve ancora arrivare. No, a Tom non interessa. Io sono qui, ho portato la macchina, mi ha promesso dei soldi e vuole che io le riporti i soldi. Quindi datemi la parte sua. Ok, mo mi segue, andiamo a prendere i soldi. Ok. Ma le macchine che fine fanno? Voleva sapere Tom. Quando se ne vanno? Quando prendono il volo? Tra un'oretta arriva il carico, arriva la 9. E se ne vanno con la 9. Molto intelligente. È stato un piacere. Arrivederci, niente. I soldi di Tom. Sono sul tavolo. Vabbè, mo me li prendo. Sembra andata bene, ragazzi. Sembra che non l'abbiano scoperto finora. Sembra che stia andando tutto bene davvero. Ha avuto un'idea geniale, perché noi avevamo già il telefono di Tom. Abbiamo scoperto come si chiamava e abbiamo scoperto un sacco di cose su tutta questa operazione. Ma è un'operazione ben organizzata, quindi veramente non stavano scherzando questi. Mi hanno rubato tutti i veicoli in modo serio. Era una cosa con tanti uomini, è pazzesca. Non so veramente, forse ragazzi dobbiamo cambiare di nuovo magazzino e bunker, perché non è più così tanto segreto. Oh, Roberto, mi senti? Sì, ti sento, è tranquillo. Ti vedo, con la valigetta. Quanti tutto soldi ti hanno dato? Non lo so, mica mi sono messo a contare. Porca miseria, ci portiamo anche a casa i soldi addirittura. Quantomeno, questi te li devi tenere tutti tu, sono tutti tuoi sti soldi, perché te li sei meritati, Aieie. Addirittura. Se riusciamo a portare via tutte le macchine, ti garantisco che questi soldi te li tieni tu. Beh, meno male, almeno questi io la vado a mettere in macchina, li metto al sicuro, poi vengo. Sì. Hai sentito tutto quanto? Non ho sentito tanto loro, perché era lontano il telefono da loro, però ho sentito te. Quindi arriva la nave? Arriva la nave, si portano le macchine con una nave cargo. Ok, perfetto. Perfetto mica tanto, mo le macchine partono. Ma ne parliamo, mo vengo. Sì, vai. Scendi da là. Sì. Ragazzi, scendiamo e vediamo un attimo di organizzare qualcosa. Dobbiamo portarli via. Abbiamo, da quello che ho capito, un'oretta di tempo prima che purtroppo le macchine vengano portate oltreoceano e chi le vede e chi le ha viste le ha viste. Dopo è impossibile, dovremo rubare tutta la nave per rubare le macchine di nuovo di chi me l'ha rubate a me. Avete capito che giro? Sono qua. Andiamo, ti muovi o no? Sì. Un'ora e poco. Già io ho perso tante ore. Sì, tranquillo, andiamo. Allora, dobbiamo trovare qualcosa. Dobbiamo capire un piano, dobbiamo organizzare e architettare un piano segreto malefico per poter rubare le macchine di chi me l'ha rubate a me. Bella domanda, certo. Caspita, perché quanti uomini hai visto dentro? Allora, io ne ho contati almeno 7-8. 7-8 uomini, 7-8 uomini. Sì. Ok, quindi non possiamo entrare lì. No, infatti, non possiamo entrare lì. Certo, te ti conoscono, possiamo usare ancora sfruttare questa cosa, però non so effettivamente... Ho capito, ma... Tu mi vuoi mettere contro 7-8 uomini? No, ma tu sei pazzo nel cervello. No, dobbiamo fare tutto in sicurezza. Già mi hanno dato $300,000 così. Ah, 300,000 bonus. Mazza, ok. Bene, allora dobbiamo pensare a qualcosa però, perché se no... Allora, penso che secondo me la cosa migliore sarebbe entrare in possesso dei veicoli. Occhio che forse c'è qualcuno. Oh mio Dio, è vero. Oh, caspita. No, non c'è nessuno. Vai. Secondo me bisogna agire di furtivo. Ok, sì, dimmi. Bisogna sbettare la nave e vedere di intrufolarsi. Oddio, quindi l'ora quasi ce la mangiamo tutti. No, beh, allora ci metteranno loro a caricare i veicoli sopra, immagino. Sì, penso di sì. Aspetta, che ti spiego proprio facendo un disegnino. Oddio, una lavagna, ok. È già una lavagna, infatti. Ok, che allora, questo... Sì. È il bordo. Sì. Oh madonna, non che, so che bordo, comunque... scusa, il bordo di qui, di che... il bordo. Il bordo. Dove stiamo noi? Qua dove stiamo noi? Ah, il molo, ok, ok. Il molo. Sì. Qua dove stiamo noi? Ah, ok. E dove stanno loro? Un pochettino più avanti. Sì, diciamo. Vabbè, lì non è che mo prendo le misure, sono architetto, eh. No, è un po' strano quello che hai disegnato, ma ci sta, ok. E qui arriva la 9. Ok. Entriamo di qua. Dal mare lì. Dal mare, mm-hmm. Facendo il giro della nave, sì. E non ci dobbiamo far vedere. Ok. Oppure dobbiamo salire. Come saliamo? Non lo so, dimmelo tu. Se noi facessimo... Immagino che ci sia l'entrata qui, tipo, no? Quella dei veicoli loro. Quindi se noi... E ci saranno degli uomini che da qua portano le macchine verso la nave. Quindi se hai detto che sono 6 uomini o 7. 6, 7, 8, che ne so. 6, 7, 8, ok. Quindi non tutti guarderanno sempre la nave, immagino. Ce ne saranno alcuni sulla nave. E qualcuno invece che dà la mano a spostare la macchina. Qualcuno che sposta la macchina, ho capito. Questo è l'esempio. Per esempio sono 7-8, diciamo 8 uomini. Quindi uno porterà la macchina su e l'altro lo guarderà. Se noi riuscissimo a intrufolarci da una delle due parti, anche, che forse è meglio, riusciamo a uccidere questi due uomini qua. Ma che sta di a uccidere? Ma tu sei proprio fuso. Io non uccido nessuno. E come lo rubiamo senza uccidere quelli che sono sopra? Come fanno? Ma tu sei pazzo. Ma perché mi devo fare anni di galera? Ok, allora ce l'ho. Dobbiamo distrarli con qualcosa.
qualcosa o buttarli in acqua. Scegli tu. E se non sa nuotare, lo uccidi. Però è un problema suo. Io ho un'idea migliore. Un'idea migliore che non porta l'uccisione di nessuno. Sì, vai. Vero, però almeno neanche la nostra. Noi, quando gli altri stanno caricando, scaricando i veicoli e sono tutti impegnati, ci intrufoliamo nel bagagliaio di una delle auto. E ci facciamo fare salire sulla nave insieme alle auto. E poi da lì prendiamo, vediamo che facciamo. Non lo so. È il fatto che sono tante macchine, siamo solo in due, capito? Tu non hai degli amici che puoi invitare. Non lo so, non hai qualcuno che può aiutarci a portare via le macchine. Siamo solo in due. Chiamo un amico, dico: senti, sono nella merda, devo aiutare uno scemo che mi fa perdere tempo, che gli hanno rubato i veicoli, perché devo metterlo in rischio. Ma qua mi spara. Ma dai, ok, quindi ruota 1, ruota 2, questa è una macchina, quindi bagagliaio, noi entriamo nel bagagliaio. Però una volta che siamo poi sopra la nave, come cosa facciamo una volta sulla nave? Usciamo dal bagagliaio e vediamo qual è la situazione. Ci saranno due macchine sopra, per dire. Poi come le portiamo via senza che si accorgano? T'ho detto, lo vediamo dopo. Io che ne so, mo. Vabbè, va bene. Basta, cancelliamo con la gomma. Cancelliamo, va. Perché sennò scoprono il nostro piano. Metti che vengono qua. Sicuramente, vedono un 6, un 7. Vedono gli scarabocchi. Non lo so, però io cancellerei tutto e via qua. Allora, senti, allora preparati, dai. Facciamo così. Saliamo nel bagagliaio di una delle macchine. Due macchine e via. Ecco. Oh, va preso, però. Oddio, la nave è quella. Dici che sia quella. Oddio, non lo so, vabbè, ok, allora dobbiamo sbrigarci, vai, andiamo all'inizio, andiamo all'entrata di là. Mamma mia, sta già arrivando. No, forse l'ora sta già scadendo. La miseria. Ok, però un piano ce l'abbiamo, è molto poco architettato, ma qualcosa abbiamo, speriamo di riuscire. Volevo anche ricordare a tutti gli abbonati del canale che nella tab community e la tab abbonamento trovate il sondaggio per la rapina di martedì. Quindi potete scegliere come volete e votare come volete che faremo la rapina di martedì. E se ancora non siete abbonati invece e volete scoprire di più e votare anche voi e scegliere anche voi le sorti dei video, beh, cliccate sul tasto abbonati vicino a quello iscriviti e trovate tutta la lista di benefici e vantaggi che riceverete anche con un video introduttivo. Ok, attento a ieri adesso, attento da qua in poi dobbiamo stare molto attenti perché non voglio che ci vedano nemmeno te, che ormai conoscono anche te. Vabbè, io sono amico di Dom. Ho capito, però se ti vedono così un po' che giri sospetto, insomma, un po' di sospetti me li farei fare venire anch'io. Attenzione. Che c'è? È un topo, è basato sotto i piedi. Ma porca miseria, mi hai fatto prendere un colpaccio di quelli. Non farlo mai più. Allora, cosa diami? La nave credo che sia già arrivata. Guarda, ci sono tutti gli uomini che stanno guardando verso la nave. Forse è il nostro momento giusto. Che facciamo quindi? Mettiamoci nel bagagliaio, no? Tu scegli un bagagliaio, io mi metto qua nella Lancer. Ma non credo che c'entriamo lì. Senti, mi piace di più il bagagliaio della Lancer. Mi sembra più spazioso. È meglio, no? Ok, io ci sono, sono dentro il bagagliaio. Adesso lo chiudo. Mi sento poco, non gridare, mannaggia te. Sì, scusa. Ok, chiuso. Pronto? Mi senti? Ti sento. Non fate casino. Ok, ci sono. Che fa casino? No, non ti preoccupare, Aiei. Sto parlando con me stesso, come sempre. Allora, e cosa facciamo? Dobbiamo aspettare che ci caricano sulla nave. Aspettiamo che ci carichino, va? Meglio. Mamma mia, ragazzi, la situazione qua sta diventando sempre più grave. Voi che cosa avreste fatto nella mia situazione? Avreste trovato un piano diverso dal mio? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché sapete che leggo tutti i commenti. Wow, mi stanno muovendo. Oddio. Oh, che caspita. Ok, mi sento male. Non so cosa sta succedendo. Io stia salendo sulla nave, però. Oddio. Ci sei ancora, Yeye. No, non lo sento più. Si è calmata la situazione, Non sento più niente, è tutto fermo. Credo di essere già sulla nave. Yeye, sì, sono dentro qua nel bagagliaio. Aprimi che non respiro più. Aspetta che ti apro. Oh mamma, dove siamo? Siamo sulla nave. Ma è già partita? Certo che è già partita. Ma porca miseria, come facciamo adesso? Aspetta che non riesco a trovare il coso, che dai, sennò... dai, aprimi. Un attimo. Oddio. Eccoci, Roberto. Eccoci, scusami. Mio Dio, allora, siamo già belli che partiti, casino. Quindi siamo in un bel casino, sì. Non ti hanno visto, no? Nessuno ti ha visto. No, non c'è nessuno, sono tutti al posto di comando lì. Ok, ho capito. Qual era il tuo piano? Non c'era un piano, è per quello. Come non c'era un piano? Dovevamo uscire con le macchine quando loro erano distratti. Adesso che siamo in mezzo al mare, l'unica cosa che dobbiamo fare è rubare la nave. Rubare la nave? Ma che io sono ladro? No, ho capito che non sei un ladro. $300,000, ma non sono mica un ladro. Capito. Rubate ladri. Oddio, questi pure è una nave di ladri, quindi dobbiamo rubare ai ladri. Diciamo così. C'è pure ragione. Rubare ai ladri e ritornare a chi è originale, il proprietario.
Quindi cerchiamo la posto di comando qua. Ci sarà un piano, però piano. Senti, se mi beccano gli tiro una scalata in faccia, ecco. Visto ma come che le tiri una scalata in faccia? C'è una scala lì, ho visto una scala qua, c'è pure un'altra scala, guarda. Prendo la scala, gliela tiro addosso e non so cosa dire. Ma scusa, ma usiamo questa. Ma è una pistola! Ma tu hai una pistola! Certo, sono americano, c'è una pistola. Ma mi avevi detto che non avevi una pistola, me l'hai detto? Sì, ma non per uccidere le persone, per intimidirle. Ok, intimidirliamole allora, però basta che facciamo qualcosa. Forse là vedo delle scale che vanno in su, potrebbero andare nell'ufficio. No. Vieni, dai, vieni, porta la pistola, dai. Stai attento, che non so quante ne potrebbero essere. Ho capito, mo vediamo. Ok, ci siamo, sono sopra. Piano, vai con calma. No, c'è ancora molto più sopra da andare, aspetta. Ma ce l'ho io, ce l'hai tu la pistola? Tu ce l'hai la pistola, vai tu. E allora tu. Cosa? Vai tu, dai, scusa, ma sei sempre lento, sei... Aspetta che qua non riesco a... Com'è? Cosa vedi? Che cos'è? C'è quello militare. Due uomini vedo io, c'è un militare appunto tra uno degli uomini. Non è mica una cosa positiva, devi sparare. Vabbè, devo sparare. Sparagli alle spalle, così all'atterriamo subito. No, non sbarro, le persone hanno le spalle, no. Allora fai quello che vuoi, dai, vai, basta che risolviamo questa situazione. Fermi tutti, ho sbarrato tutti, no! Ho sbagliato! Sono un assassino, ho sbagliato! Hai fatto la cosa, Ma c'è un altro, c'è un altro lì! Stendilo, non lo voglio uccidere, no, stendilo! Ormai uccidilo, hai fatto due, fai tre, non c'è due senza tre! No, ma non lo uccido! Non c'è tre senza due! No! Si scivola qua! Porca miseria! Vabbè, lo faccio io! Ok, è KO, tranquillo, non è morto, KO. Cosa dobbiamo fare qua? Adesso possiamo prendere il controllo della nave. Questo era il tuo piano? Sono un assassino. Non è vero, un assassino. Ma dai, che piagnucolone. Allora, mi è partito il dito sul grilletto. Io non ho mai preso un'arma. Adesso avremo tirato dell'attenzione. Tu adesso prendi il comando. Adesso non è il momento di disperarsi. Prendi i comandi, io devo tenere le persone fuori da questa cabina di pilotaggio. Quindi tu prendi tu che sai già guidare le navi, le cose, mettiti al posto di guida e portaci al porto, ok? Così le navi sono le auto sono nostre. Prenditi quest'arma, prenditi dammela, l'arma, non più. Ok, siamo arrivati? Siamo arrivati. Mamma mia. Sono un ladro e un assassino. Ma non sei né un ladro né un assassino, calmati. Andiamo a prendere le macchine adesso di sotto, dai, rimettiamole al porto. Dove sei? Ah, ecco, riportiamole sotto, portiamole giù. Fammi fare una chiamata. Sì, vai. Chiamo un amico mio che mi ci porta due rimorchi. Ah, due rimorchi, quelli così sono così ce le portiamo tutte le macchine, dobbiamo muoverci qua. Sì, vai, che potrebbero beccarci, non so quanti sono. Senti, posso tornarti l'arma adesso? No, buttala. Come buttala? Vabbè, buttala. La butto in mare allora, Buttala. Aspetta, cancella le impronte. Vabbè, allora meglio che me la tengo, perché le uso io queste cose, quindi insomma, magari le usi. Sì, nel senso come cosa di difesa in casa magari. Allora, abbiamo tutto, quindi possiamo portarli di nuovo a un nascondiglio segreto. Prima. Mi vado a comprare le macchine, mi devo comprare le macchine qua. Sì. Ricordati non quelle rare, tipo la Lamborghini, la MG e il Riot, ma ad esempio. Ma io allora perché cosa sono venuto? Per delle Alfa Romeo, delle Seat? Ma porca puttana. Grazie mille a tutti ragazzi, se vi è piaciuto questo video, non perdetevi questo alla mia sinistra e questo alla mia destra. E questa volta ci ho azzeccato con destra e sinistra, Mi raccomando che sono due video che dovete assolutamente guardare. Ci vediamo sabato con un nuovo vlog e martedì con il video rapina, che sarà anche una premiere insieme a Pino. Grazie mille, arrivederci.